dire quello che in inglese si chiama stepchild, adoption. Come abbiamo ascoltato dal senatore Domenico Scilipoti nel suo intervento in Parlamento, il termine stepchild adoption è sulla bocca di tutti, ma quasi nessuno lo pronuncia bene. Scilipoti addirittura l'ha trasformato da adozione in associazione, ma soprattutto gli italiani non hanno ancora capito cosa significa. Una proposta molto interessante l'ha fatta il presidente onorario dell'Accademia della Crusca, Francesco Sabatini, che ha proposto adozione del configlio, che mi pare funzioni benissimo. Adozione del configlio sicuramente va bene e può anche andar bene adozione del figlio del partner. Ma è possibile che gli italiani, a partire dai giornalisti e dai burocrati, debbano usare termini stranieri per spiegare concetti che la nostra lingua rende meglio? È proprio questo l'invito protesta del gruppo Incipit dell'Accademia della Crusca, la più importante istituzione nazionale nella difesa dell'italiano. Usare le giuste parole italiane invece di quelle straniere, che ci confondono pure, come è successo con bail-in nell'affare della Banca Etruria. Bail-in non è altro che il salvataggio interno, cioè quello che la banca garantisce a se stessa attraverso il denaro dei propri clienti. Ora, se non conosco bene l'inglese e qualcuno sul contratto che io firmo mi usa questo termine, io che cosa ne potrò capire? Proprio per questo motivo il gruppo Incipit, che ha sede presso l'Accademia della Crusca, di cui mi onoro di far parte, ha proposto, in sostituzione di bail-in e bail-out, salvataggio interno e salvataggio esterno. Excuse me. Sega. Bitte schön. Noio. Sega? No. Ha capito? Carissimo. Dopo ti spiego. Noio. Volevant savoir. Noio volevant savoir l'Idris. Ja. Ja. Ma bisogna che parliate l'italiano, perché io non vi capisco. Parla italiano! Ah, parla italiano! Ah, complimenti! Complimenti!